Per esempio, è vero biologicamente che l'uomo ha la tendenza a guidare nella relazione della sessualità alla donna, o è solo una concezione culturale? È solo una concezione culturale. Non è vero questo. Poi guidare che cosa? Guidare la donna come se fosse una macchina? Ecco, potremmo dire che questo è il fantasma inconscio del neurotico ossessivo. Immaginare di guidare la donna. E quello che angoscia un uomo appassionato dalla tendenza a guidare è una donna che non si lascia guidare. E scoprire qualcosa di ingovernabile. Allora qual è il passaggio, potremmo dire, all'interno di una relazione di coppia? Tra l'altro la tendenza a guidare, l'aspirazione a guidare non è solo maschile, può essere anche femminile. Lo schemetto che io mi ero preparato per seguire è questo qui, ma non importa, noi siamo arrivati solo qui, queste sarebbero tutte le altre tappe. Questa è un'altra tappa dove non si capisce bene, ma c'è scritto logica fallica e altro godimento. Ora, tutte le volte che gli esseri umani di sesso maschile o sesso femminile vogliono guidare l'altro all'interno di una relazione intima, relazionale o sessuale, ecco, tutte quelle volte lì succede che si sta cercando di applicare la logica fallica, che è una logica di padronanza, una logica di potere. Perché dire che l'uomo avrebbe la tendenza a guidare, potremmo dire, è una logica di avere il potere sul godimento dell'altro, avere il potere di generare il godimento dell'altro, avere padronanza attraverso il proprio godimento sul godimento dell'altro. E quindi che sia un uomo, che sia una donna che ha quell'aspirazione lì, potremmo dire, questa aspirazione è un tentativo di evitamento dell'incontro con l'altro. Potremmo dire che la vera crescita consiste nell'atto di fiducia verso l'altro. Perché se io voglio controllare l'altro è perché non mi fido. Non mi fido di cosa? Non mi fido di quello che l'altro può suscitare in me al di là del controllo che io ho verso il partner. Quindi potremmo dire che il superamento della logica fallica è un atto di fiducia. Tenete presente tutta la questione della fiducia e considerate che l'amore è un atto di fede. E se si è presi dalla tendenza a guidare non si ama l'altro, si vuole ridurre l'altro, potremmo dire nei termini precedenti, a un'opera d'arte da voler controllare del tutto. Quindi questo desiderio di controllo, di dominio, di padronanza sull'altro è in effetti una paura, è frutto di una paura del vero incontro, con ciò che c'è ignoto nell'altro e ciò che di ignoto può sorgere in noi. Tant'è che, seguendo quella logica lì, si è costantemente angosciato. E sintomi come l'impotenza sessuale nell'uomo o la frigidità in una donna derivano da questa difficoltà, potremmo dire, a lasciarsi andare. Per lasciarsi andare bisogna lasciare andare la tentazione del controllo. Ma per lasciarsi andare ci vuole un atto di fiducia, ed è l'atto di fiducia che possiamo ritrovare all'interno di una relazione di amore. Che uno degli aspetti che ho sviluppato è che la sessualità degli esseri umani è condizionata dall'amore. Quindi non bisogna pensare che o c'è la sessualità o c'è l'amore, non bisogna disgiungere. E introdurre la dimensione dell'amore nella vita sessuale rende la vita sessuale ancora, potremmo dire, più umana, più soddisfacente. Perché? Perché mi apre un godimento che non è basato sul godere nel controllare, nel guidare, ma un godere nel lasciarsi trasportare al di là del proprio io. Da questo punto di vista, l'esperienza della sessualità, se inserita in una relazione d'amore, è un'esperienza di quella che i lacaniani chiamerebbero destituzione soggettiva, di abbandono del proprio ruolo di controllo nella relazione.